Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi si cucina il pesce. Precisamente prepareremo il pesce spada alla siciliana. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono il pesce spada, ci sono 600 grammi, tagliato a fette naturalmente. Ci serviranno 2 cucchiai di capperi dissalati, 250 grammi di pomodorini, olive nere a piacere denocciolate tagliate a pezzettini, origano secco, uno scalogno, del vino bianco secco, olio, sale e pepe bianco. Mettiamoci subito a prepararlo perché è un piatto talmente veloce che andremo a mangiare immediatamente. In questa ampia padella facciamo rosolare per qualche minuto uno scalogno che ho tagliato a fettine sottili. Andiamo ad aggiungere ora i pomodorini che ho tagliato a metà, i capperi dissalati e le olive nere. Aggiungiamo un pizzico di sale e facciamo cuocere a fiamma viva per 5-10 minuti, non di più. Andiamo ad adagiare adesso all'interno il pesce spada. Tenete pure il fuoco bello vivo. Lasciamolo andare qualche minuto prima di sfumarlo col vino bianco. Vado ad aggiungere una leggera grattata di pepe bianco, un po' di origano, un pizzico appena appena di sale, perché noi abbiamo già salato prima i pomodori e i capperi dissalati comunque sono molto saporiti. Ci vediamo dopo. Sfumiamo leggermente con del vino bianco. Andiamo delicatamente a girarli e li facciamo finire di cuocere. Ci vorranno altri 5 minuti, non di più, e poi io vado a apparecchiare la tavola nel frattempo, che ho già una fame che non vi dico. Eccoci qui, neanche in 10 minuti, un quarto d'ora, siamo pronti per andare a tavola. Il nostro pesce spada alla siciliana è pronto per essere gustato. Io corro a mangiarlo che è caldo e fumante e qui in cucina c'è un profumino che non vi so dire. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Non perdetevi tutte le altre buonissime ricette che ci sono sul canale di Cucina con Agnese. E se avete qualche richiesta particolare, mandatemi pure un'email, scrivetemi sui social, che vi cucineremo la ricetta che piace a voi. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.